thank you Benvenuti alla 81esima puntata di Extreme People da Ricchi Mezzera. Una puntata in cui parleremo di ciclismo. Non parlavamo da tanto tempo ormai di ciclismo, abbiamo con noi una campionessa, Martina Alzini, sei volte campionessa italiana nel corso della sua lunga ormai attività, ormai decennale. Poi parleremo di box. Parleremo di box con una seratona che abbiamo vissuto al Principe con i protagonisti Michele Di Rocco e Alessandro Caccia, vincitori dei loro match, ma vedremo delle immagini veramente stupefacenti. Poi parleremo di Giro d'Italia Handbike. È stato presentato proprio questa settimana la sesta edizione del Giro d'Italia Handbike. Lorenzo Pardini ne eh, discuterà con gli ospiti, Andrea Leoni e Fabio Pennella. Eh, poi, infine, Avremo di nuovo Marco Zaffaroni. Marco Zaffaroni questa volta non sarà qui per parlarci delle sue scalate, ma sarà qui invece per parlarci della, nelle vesti di organizzatore. Ci ha portato appunto la vincitrice, Giulia Saggin, la vincitrice dell'ultra dell trail eh, dell'isola di Boavista. E quindi parleremo con lui di questa splendida gara di trail che si svolge proprio nelle isole di Capo Verde. Quindi un appuntamento da non perdere assolutamente, state con noi e buona visione a tutti. Benvenuti ancora amici a questa, sempre questa nuova puntata di Extreme People, io sono sempre Lorenzo Pardini. E adesso, parleremo, dopo aver parlato di handbike, parleremo del ciclismo, del puro ciclismo però con una quota femminile, con una quota rosa, ossia con Martina Alzini. Benvenuta Martina. Grazie. Eh, 18enne di Parabiago. E te Martina hai iniziato a livello agonistico il 4 aprile 2004, <ride> perché è stato il giorno in cui hai ottenuto la prima vittoria a Rescaldina. Sì. Vero. Cosa ti ha portato a iniziare il ciclismo? Beh, eh, innanzitutto eh, grazie mille per avermi dato l'opportunità di, cioè, di, di essere venuta qua oggi. Vabbè, grazie a te per averci dato <ride> <tutto> l'invito. <ride> Eh, hai detto quella data lì, eh, sembra passato cioè, tantissimo tempo, sì, davvero. È stata la mia prima esperienza agonistica. Certo ero piccolina, avevo 6, 7 anni e la mia prima vittoria con i maschi eh, è stato un po' è un bel ricordo che sicuramente porterò eh, con me per tutta la vita. Devo in questo inizio a, in questo sport alla mia famiglia. Eh, Dato che mio papà, mia mamma, nonni, zii, tutti correvano in bicicletta. Quindi... quindi il ciclismo è una passione di famiglia un po'? Sì, è una passione di famiglia e devo molto alla mia famiglia, la ringrazio tanto per avermi eh, diciamo, indirizzato verso questo sport e per avermi infuso questa passione. Quindi ti hanno anche un po' spronato ad andare? Sì, è ancora tutt'oggi mi spronano, mi seguono. Quindi sono i tuoi primi tifosi? Sì, sì, certo, certo, i nonni soprattutto. Poi, tra l'altro, guardando il palmarès, otto titoli tricolori, strada e pista, due medaglie di argento e mondiale in pista e un titolo di campionessa olimpica europea su strada, quindi, cioè... Sì, questi che ho appena elencato sono gli ultimi titoli che sono riuscita a conquistare in questi ultimi anni. Eh, diciamo che per gli otto titoli italiani, eh, il primo, è quello che ricordo, non dico maggiormente, ma è quello che mh, mi ha emozionato è parto, di più. Ti ha un po' la strada, sì, quindi... Sì. Ti ha, dato un po ti ha fatto un po' capire che avevi il potenziale, ti ha mm. dato più sicurezza. Sì, diciamo che uh, non me l'aspettavo, era proprio quella di Chiavari è stata una vittoria inaspettata. sei andata lì così a fare la gara. Sì, come perché non avevo mai incontrato altre ragazze della mia età, cioè mh, sono andata lì a gareggiare con tutte le ragazze esordienti della mia età in Italia. In, non le avevo mai incontrate, non le conoscevo e diciamo che un po' la stessa emozione che potremmo definire una sorta di mh, paura, mista d'ansia, l'ho avuto un po' ehm, quest'estate in pista in Corea a Seoul dove ho conseguito eh, i mondiali perché appunto mi sono scontrata con le ragazze più forti, questa volta non d'Italia ma del mondo e mh, ne conoscevo pochissime, ne conoscevo due o tre, quindi... Uh, è stata un'emozione, un un'esperienza bellissima eh, scontrarmi con loro, gareggiare e soprattutto vedere che comunque sono riuscita un po' a tenere testa a queste ragazze. Eh, complimenti, <ride> grazie tra l'altro poi guardando anche il tuo palmaresso visto che anche a livello giovanile non è scherzato <ride> sì. anche lì magari qual è il ricordo più bello? sì di allora mh, quello che hai detto prima è sicuramente un ricordo che come ripeto ogni tanto ci ripenso e dico cavoli però davvero ero, ero piccolissima mi ricordo che la prima gara con i maschi non avevo nemmeno reso cioè non mi ero resa conto di aver vinto con loro e sicuramente uh, le gare a livello giovanile mh, sono un divertimento Ecco, è bello perché comunque hai una squadra, corri molto spesso con i maschi, quindi fai anche, eh, diciamo, principalmente per divertimento, fai queste gare, poi si sì, chiamano a livello agonistico però ecco, è importante ricordare che queste gare nascono principalmente per far divertire i ragazzi, eh, per fare gruppo e per insegnargli anche delle regole di vita che come dovrebbe sono essere un, comunque lo sport in generale diciamo, sì 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 questo è lo sport in generale sport. io ovviamente parlo del ciclismo perché è l'unico sport che ho praticato a livello agonistico Quindi. perché quando eri più piccola comunque non hai fatto altri sport? Mm, che io ricordi a livello agonistico no magari qualcosa d'inverno tuttora mi piace andare a nuotare d'inverno però come il ciclismo niente poi tra l'altro te dall'ottobre del 2011 sei anche nel giro della nazionale, quindi anche. Sì, questo è un altro bel ricordo che porto perché comunque il 2011 ero ancora il quindi non ero proprio a tutti gli effetti eh, un atleta della nazionale, perché comunque eh, con la nazionale la mia prima gara, la mia prima esperienza a livello internazionale, eh, l'ho conseguita a Utrecht nel 2013 nelle Olimpiadi Europee giovanili quella è stata proprio pr la prima convocazione ufficiale che ho ottenuto da parte della nazionale però sì prima mi sono allenata quindi avrei conservato magari anche la maglia e tutto sì, <ride> sarà... sì 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 certo sarà la prima in maglia in della nazionale sarai incorniciata in casa in un quadro no incorniciata in casa ho la mia prima maglia italiana quella sì e, tra l'altro poi penso che anche tutti i trofei che hai vinto sarà anche difficile metterli in una banchetta sì <ride> diciamo che in casa ho preferito conservare quelli più importanti, così come le medaglie più importanti, e, sì, quelli più importanti perché se no dovrei comprare una casa. Una no, casa dove mettere i trofei. Sì, no, perché da piccolini, da giovanissimi, se magari arrivavi nei primi cinque, visto che le femmine erano poche, ti davano sia la coppa della prima femmina che quella magari classificata con i maschi. E quindi diciamo che sì... <ride> No, ne ho ottenute un po'. E tante. E invece, per, quindi, per raggiungere questi grandi risultati, quanto, quanto ti alleni? Eh, come ho ripetuto prima, sicuramente eh, i grandi risultati che ho ottenuto, parlo per esempio per l'anno scorso, li devo molto alla nazionale, al cittadino Salvoldi, a, a tutti i suoi collaboratori tecnici, perché comunque eh, da ottobre 2011 ogni mercoledì sono impegnata. Mh, per quanto riguarda il settore pista a Montichiari, a Brescia, e quindi loro sicuramente ti portano eh, preparate, eh, cioè ti portano ad ottenere una certa preparazione per conseguire le gare più importanti, quindi europei, mondiali, Olimpiadi giovanili nel mio caso. Devo molto a loro, eh, così come devo molto alla mia squadra, al mio preparatore, al mio allenatore, mh, perché comunque loro credono in me. Ecco, questo credo che sia la cosa principale. Cosa fondamentale. Certo, mi aiutano in ogni allenamento, eh, alle gare, condividono con me eh, le gioie così come condividono con me le sconfitte. Eh, quindi, devo molto, come ripeto prima, a loro, alla mia famiglia e a chi è sempre creduto in me, a chi mi vuole bene. Ma tra l'altro, Hai. Winnie the Winnie c'è un buon livello a cui lo pratichi. Cioè avete anche non so, un, prepara un preparatore che vi, che vi segue un dietologo eh, sì allora, diciamo che mh, la mia squadra mh, mi ha messo a disposizione cioè non mi fa mancare niente ecco, questo è importante e in questo non mi fa mancare niente rientra anche appunto, un medico così come un allenatore un preparatore e tutto eh, tra l'altro questa è una domanda magari che è anche più gettonata tra i, tra i giovani. Come fai a conciliare quindi lo sport con la scuola? Ecco, eh, in merito appunto di questo devo dire che io eh, l'anno scorso ho cambiato scuola. Prima eh, frequentavo il liceo linguistico, però mi sono accorta che mh, non, riuscivo, non, so, non riuscivo molto bene a conciliare eh, lo sport eh, con la scuola. Non sono stata bocciata, non ho perso anni, però ho deciso di cambiare. E in funzione appunto del mio sport, ho deciso di praticare di andare a frequentare un liceo scientifico, però con una sezione sportiva, in modo che mi agevola un po' per quanto riguarda magari i giorni di assenza che faccio in funzione del mio sport. Se sono via per le gare. Loro lo capiscono, i professori. e comunque eh, ti vengono prezzi. incontro. Magari. magari sì. se è la gara torni lunedì e lunedì ti mettono interrogazioni giusto, giusto. cose cioè così. Però un po' di. Sì, è però comunque un liceo scientifico, però eh, con de delle agevolazioni per gli sportivi. Quindi sono tranquilla da questo punto di vista. Quindi il tuo sogno nel cassetto posso dire che può essere di magari diventare una professionista, sì. È detto bene perché appunto ho preferito anche per quanto riguarda il discorso a scuola, ho preferito incentrare un po' la cosa sull'attualità, ho visto che per ora nel mio sport, cioè mh, nel ciclismo mi è sempre andato eh, relativamente bene quindi spero appunto di, mh, di lavorare bene eh, sui miei obiettivi e sui miei sogni, come appunto hai detto tu prima. Passare professionista, eh, rendere questo sport per me un, un lavoro sarebbe qualcosa di davvero mh, bello e mh, il mio sogno. Ecco. Comunque, la tua passione diventa il tuo lavoro. Sì, credo la... che sia una delle cose migliori che uno possa ottenere: rendere la propria passione, il proprio sport eh, un lavoro a tutti gli effetti. Quindi parlando di professionisti, te sei reduce dal giro del Qatar, del 4 nel febbraio sì. 2015, quest'anno, è stata quindi la prima esperienza a livello di elite? Sì, eh, è stata la mia prima esperienza internazionale con le più grandi, con le squadre più forti al mondo, come per esempio la Rabobank, la Boel Dolmans, che sono mh, due delle squadre più forti al mondo, e la Uigolonda, adesso mi vengono in mente tutte, però mh, io ho partecipato eh, con la nazionale italiana. Ed è stata davvero un'esperienza molto bella perché mh, sono entrata in contatto con ragazze che loro sono riuscite a far diventare a tutti gli effetti il loro sport, mh, uh, il, il loro lavoro, cioè a tutti gli effetti. Quindi è, è stata davvero un'esperienza entusiasmante, ho imparato molto, però ho ancora tantissimo da imparare e spero di continuare così. Una tutto al volo perché siamo nei minuti conclusivi. Sì. Eh, prima abbiamo parlato di endbike, te hai un legame con l'endbike? Eh, sì, avete parlato prima di endbike, appunto ci tenevo a dire che mio nonno Mario Bonissi è presidente del GS Ranciglio e assieme alla famiglia Ranciglio hanno avuto l'opportunità, la grande occasione eh, di organizzare i primi mondiali handbike eh, nel 2007, proprio qui a Barabiago. Sì, qui vicino a noi, è la nostra divisione. Sì. Eh, abbiamo parlato prima del, del giro che è nato nel 2010. E' eh, allora nel 2007, 2007 il primo mondiale i precursori di questo <ride> giro. Sì. Allora, Martina, io ti ringrazio per essere venuta a farci compagnia. Grazie a voi. Poi ti facciamo in bocca al lupo per la tua stagione, eh, che tra, tra poco entrerà nel vivo, e magari poi ci vedremo alla fine per fare un resoconto. Un resoconto. <ride> Speriamo. Eh, ti facciamo il migliore in bocca al lupo. Eh, amici, grazie per averci seguito e al prossimo blocco con mezzera a dopo. E purtroppo siamo giunti anche al termine di questa 81esima puntata di Xtreme People. Abbiamo visto eh, il nostro Lorenzo Pardini che ha avvicinato. Una campionessa di ciclismo, abbiamo avuto con noi Martina Alzini. Poi abbiamo parlato di boxe, abbiamo visto delle immagini veramente spettacolari della riunione che si è svolta appunto al Principe di Milano. Eh, quindi, una grande serata di boxe con i grandi campioni Michele Di Rocco e Alessandro Caccia. Ma abbiamo visto anche tutti gli altri protagonisti di questa splendida serata. Abbiamo anche capito di che cosa si tratta il Giro Italian Bike, sesta edizione, tappa per tappa e poi un Ultra Trail eh, con Marco Zaffaroni, organizzatore dell'Ultra Trail di Boa Vista. Siamo andati sull'isola di Boavista e abbiamo parlato proprio nell'isola di Capoverde di questa splendida gara con la vincitrice Giulia Saggin. Bene, termina qui la 81esima puntata di Extreme People. Ricky Mezzera e anche Lorenzo Pardini vi salutano, ringrazio anche tutti i nostri collaboratori quindi ringrazio Amanda che è stata anche oggi dietro le telecamere, ringrazio quindi anche eh, Giulietta che è stata con noi e poi ringrazio anche la regia quindi Giuseppe Fierro e naturalmente anche Nick Ciovati a tutti un grossissimo ciao, ci rivediamo qui tra sette giorni con la 82esima puntata di Extreme People E